salire lo spread ora attorno ai 165 punti base. Per l'Italia pesa l'incertezza politica legata alle elezioni del 4 marzo, ma l'attenzione è tutta rivolta alle banche centrali. Studio a Milano, collegato con noi c'è il professor Francesco Daveri, docente di macroeconomia alla Bocconi di Milano. Ben trovato, professore. Buonasera. Allora, partiamo da questo super euro. Perché si rafforza così tanto? Beh, la crescita dell'euro dipende sostanzialmente da ciò che fanno le banche centrali, in particolare ciò che fa la Banca Centrale Europea, soprattutto rispetto all'altra importante grande banca centrale del mondo, che è quella degli Stati Uniti. La gara è a chi tiene i tassi di interesse e le condizioni del credito più accomodanti, e quindi tassi di interesse più bassi. Chi tiene i tassi più bassi vince, nel senso che fa deprezzare di più la sua valuta. E quello che sta accadendo e quello che gli operatori si aspettano è che la Banca Centrale Europea, sotto la spinta della crescita economica che si vede nel continente, finalmente dopo tanto tempo siamo ritornati a crescere sopra il 2%, porterà la BCE a interrompere. Draghi ancora non ce l'ha detto, o per il momento è stato molto vago nelle descrizioni del quando, ma secondo alcuni e secondo alcuni membri del direttorio della BCE questo potrebbe venire anche nella seconda metà del 2018, comunque concludersi nel 2018. Se questo avvenisse, questo segnalerebbe la fine di un'epoca che è cominciata all'inizio del 2015 ufficialmente, ma anche un po' prima, quindi con le parole dette da Draghi nel 2012 del farò tutto quello che serve per sostenere l'Unione Monetaria Europea. Quindi questa è la ragione per cui per adesso l'euro si sta apprezzando, perché si ritiene che stia per finire questa fase di credito facile. Uno svantaggio o uno svantaggio per il nostro paese? Beh, per il nostro paese finora è stato un grande vantaggio il fatto di avere condizioni di credito facile, per varie ragioni. Primo, perché sapere che l'euro non sarebbe finito e che l'unione monetaria si sarebbe rafforzata, visto che è una moneta ancora giovane, è stato un elemento che ha dato molta fiducia sia alle famiglie che alle imprese che sono ritornate a investire e a spendere. Questa è stata una parte importante della ripresa. Se si invertisse questa cosa, ovvero sia se venisse percepita la interruzione delle politiche di acquisto di titoli da parte della BCE degli ultimi tre anni, come un'inversione di tendenza, come un momento in cui la BCE smette di occuparsi dell'unione monetaria, questo sarebbe una sciagura per il nostro paese e porterebbe quindi a non ritornare agli spread che abbiamo visto nell'estate 2011, però sicuramente a una situazione di peggiore di instabilità rispetto a quello che abbiamo visto invece negli ultimi anni. E quali sarebbero in questa situazione le ricadute pratiche per l'Italia? Le ricadute pratiche di un euro forte sono prima di tutto per la possibilità dei nostri esportatori di collocare i nostri prodotti in un certo senso a buon mercato sui mercati internazionali, perché con un euro debole i nostri costi interni vengono tradotti in numeri più piccoli nelle altre valute, dollari, yen e così via. Un euro forte invece implica che perdiamo competitività, i nostri esportatori perdono competitività e i nostri consumatori troverebbero più conveniente consumare dei prodotti che vengono da altri paesi. Quindi questo è il primo effetto. Il secondo effetto è quello per le imprese multinazionali, che con un euro forte si troverebbero a consolidare nei loro bilanci dei profitti che diventano più piccoli, cioè dei dollari guadagnati in America per una multinazionale americana diventerebbero più piccoli quando poi la multinazionale italiana si trova a fare i conti alla fine dell'anno. Quindi nell'insieme sarebbero degli effetti potenzialmente negativi sia per la competitività che per le borse italiane. Il lavoro resta la prima e la più grave questione sociale, ha ricordato il Presidente della Repubblica Mattarella nel suo discorso di fine anno. A che punto siamo e cosa occorre fare? Sul lavoro abbiamo avuto un po' di buone notizie negli ultimi tre anni, nel senso che
il lavoro, l'occupazione è ritornata ai livelli pre-crisi, anche se la percentuale di italiani occupati è salita solo di poco, erano 56 su 100 sugli italiani tra i 15 e i 64 anni che lavoravano un po' di anni fa e ora siamo arrivati a 58, quindi le cose sono andate meglio, ma sono andate meglio un po' da tutte le parti in Europa. Su questo sicuramente si deve continuare a lavorare con misure sia di rafforzamento del mercato del lavoro dal punto di vista del aiutare i disoccupati a trovare un nuovo lavoro quando lo perdono, magari a causa del progresso tecnologico e a causa della globalizzazione, e però servono anche delle misure che aiutino i giovani a entrare sul mercato del lavoro, sia aiutandoli a mettere in piedi una nuova azienda se fanno fatica a trovare posto nelle aziende esistenti, e sia invece per consentirgli di entrare nelle aziende che esistono già. Grazie professore allora per essere stato con noi. Grazie a voi, buonasera.